Come avviene in tutta Italia, in tutta Europa e in tutto il mondo, dove esiste una coscienza dei diritti umani, una coscienza dell'importanza della vita, dell'importanza della pace, lì ci deve essere una mobilitazione. Non ci può essere una società che non ha coscienza di quello che sta accadendo a Gaza. Bisogna fermare il massacro a Gaza. È inconcepibile che l'esercito israeliano, che il governo israeliano continui a bombardare e con i carri armati perseguiti un'intera popolazione, quando è giusto da un lato punire Hamas come terrorista per i suoi crimini di guerra, ma assolutamente bisogna salvare circa 2 milioni di popolazione civile che vanno assolutamente salvaguardati nella propria vita, anche perché ci sono nella popolazione di Gaza palestinese giovanissimi, pensate che il 40% ha meno di 12 anni, sono innocenti e vanno assolutamente salvati. Per questo, se abbiamo un po' di civiltà e se davvero ci teniamo alla democrazia e ai diritti umani, bisogna che Cremona si mobiliti in difesa della pace, in difesa del negoziato politico che deve prendere il posto delle armi. Noi abbiamo coinvolto tutte le forze associative cremonesi e però il problema è che anche i giovani devono mobilitarsi e purtroppo spesso i giovani non riusciamo a coinvolgerli a sufficienza in quella che è una battaglia per il loro futuro, perché la pace è quello che garantirà a tutti i nostri giovani un futuro decente e dignitoso.